Ehi, ciao, sono davvero riuscito a parlarti. Yeah! Ok, sì, chi sono io? Sono te, ma tra 3 anni nel futuro. Già, ne cambiano di cose. Senti, ti chiamo per darti un paio di dritte, ma abbiamo poco tempo. Dunque, stai pensando di studiare fisica, giusto? Ottima scelta, complimenti. Solo una cosa, se fossi in te, e tecnicamente io sono te, io andrei a Pavia. Sì, Pavia. Perché? Oh, temevo non l'avresti mai chiesto. Vedi, per me studiare fisica a Pavia è... Una bomba! Spaziale. La fisica è bella. La fisica è fantasia. Una fatica, eh. Ma ne vale la pena, dai. Insomma, hai capito, questa città ci ha rubato il cuore. Voglio dire, il Ticino, il centro, la vita, la nebbia e il Ticino. È la città perfetta per uno studente. L'università è una delle più antiche al mondo, con una storia gloriosa, ricca di grandi menti. E poi c'è il dipartimento, casa nostra, dove si fa lezione, si va in laboratorio, si prende il caffè alle macchinette, tanti caffè. Andrai a mangiare in mensa con gli amici, studierai in biblioteca, ti riposerai in auletta studenti. Ah, vicino al dipartimento c'è il CUS, i campi sportivi dove avranno luogo le leggendarie sfide intradipartimento. Ma non ti spoilerò niente. Ci sono così tante cose che vorrei dirti, ma come faccio a... Ho un'idea. So da chi farti spiegare tutto. Datti una sistemata. Ti presento i tuoi futuri professori. Professore, perché dovrei studiare fisica? Beh, devi capire ciò che ti interessa veramente, almeno per i prossimi 3 anni della tua vita. Ti incuriosiscono tante cose? Allora fisica è la scelta giusta, perché il laboratorio del fisico è l'universo intero. La sua indagine spazia dai costituenti più piccoli della materia fino alle galassie più lontane. Ma solo perché ti piace, è l'unico motivo per cui devi fare fisica. E noi ti insegneremo un metodo che unisce teoria ed esperimento e che usa il linguaggio della matematica per descrivere le leggi della natura. Beh, sai, molte delle tecnologie che stanno cambiando il mondo sono in realtà figlie della fisica. Prova a pensare per esempio al web, ai laser, ai GPS, per esempio anche molti strumenti usati nella medicina, molti sensori elettronici. Allora rimarresti, secondo me, piacevolmente sorpreso nel scoprire come molte conquiste dell'umanità siano il frutto del pensiero di un fisico. Beh, sembra davvero interessante. Ma questo fisico, che cosa fa? Il fisico è un curioso, è uno che osserva il mondo e si chiede perché accade proprio ciò che accade. Nel corso dei suoi studi impara a risolvere problemi di varia natura e la mentalità che acquisisce non lo abbandona più. Ecco perché è un fisico tipicamente piuttosto versatile e riesce a cavarsi nelle situazioni più disparate. Vabbè, ma che personaggio! E così. Tanto per sapere, gli sbocchi professionali? Tranquillo, fai bene a chiedere. Devi sapere che il campo di lavoro dei fisici si sta allargando e ad oggi sono richiesti negli ambiti più disparati. Per esempio, li puoi trovare persino a lavorare gomito a gomito con i medici o ad occuparsi di restauro e conservazione dei beni culturali. Beh, ti posso raccontare la mia esperienza professionale, considerando i miei compagni di corso. Nessuno di loro ha avuto problemi a trovare un lavoro gratificante. Quelli che non sono rimasti nell'accademia hanno posizioni apicali in vari campi, che vanno dall'economia all'informatica, dalla finanza alla tecnologia. E le cose non sono cambiate negli anni, a tuttora circa il 96% dei laureati magistrali in fisica trovano lavoro entro 3 anni. Mentre il triennio, com'è strutturato? Cos'è che si impara? Nei primi 2 anni corsi di fisica classica e i metodi matematici necessari, che sono la cosa più importante. Poi un corso di base di chimica e strumenti moderni di calcolo informatico. Nel terzo anno si approccia invece la fisica moderna, cioè la meccanica quantistica, la relatività, la fisica del nucleo delle particelle, la struttura della materia. Cosa importantissima, per tutti e 3 gli anni ci sono corsi di laboratorio che sono un po' la peculiarità del corso di laurea in fisica, cioè 3 laboratori corredati ciascuno da statistiche e analisi dati per l'interpretazione dei dati sperimentali. Il mio
amico qui vorrebbe sapere perché dovrebbe iscriversi proprio a Pavia. Perché? Perché il Dipartimento di Fisica ha una lunga tradizione storica in questo settore. Presso il Dipartimento si svolgono attività in svariati settori della fisica, dalla fisica delle particelle elementari, alla fisica della materia, alla fisica teorica, fino alla fisica applicata in diversi settori come il settore biomedicale. Presso il Dipartimento di Fisica lavorano quasi 150 ricercatori fra personale strutturato, giovani dottorandi, assegnisti e personale degli enti di ricerca. Questo fa sì che lo studente interagisca all'interno di un ambiente assai vivace e produttivo. Non da ultimo va considerato che il Dipartimento di Fisica è stato selezionato dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, fra i 7 dipartimenti di eccellenza per la fisica. Parliamoci chiaro, il percorso di studi è piuttosto impegnativo, ma anche estremamente stimolante. È studiato in maniera tale che la maggior parte degli studenti riescano a portarlo a termine entro i tempi stabiliti. La rete dei collegi universitari e lo IUS, che è l'Istituto Universitario di Studi Superiori, rendono Pavia davvero una città universitaria con moltissime opportunità culturali, sportive e di divertimento al pari delle migliori realtà nazionali e internazionali. Bene, credo tu abbia tutte le... Ho perso la connessione. Oh, finalmente sono riuscito a collegarmi. Ma fate parlare anche uno studente, non vi faccio mica fare brutta figura, eh. Ascolta, qui a Pavia godiamo di un ottimo rapporto studenti-docenti, i quali sono sempre disponibili ad aiutarci in caso di difficoltà e a stimolare la nostra curiosità scientifica, oltre che a trasmetterci un buon metodo di studio. In Dipartimento impariamo a sentirci protagonisti, avendo la possibilità di proporre a professori e ricercatori corsi paralleli e approfondimenti. Ok, grazie, può bastare. Però hai visto, no? Niente male. Sto finendo il tempo. Ma credo di averti detto le cose più importanti. Avrei potuto raccontarti ancora di tutta la gente che incontrerai, delle esperienze che vivrai con loro, della fatica, la soddisfazione, le risate. Come quella volta che eravamo con... Sai cosa? Forse è meglio che vieni a vederlo coi tuoi occhi. Io sarò qui ad aspettarti.